Premesso che in questi anni noi abbiamo diminuito la tassa sui rifiuti del 25% rispetto a quanto invece l'avevano aumentata questi consiglieri dell'opposizione che fanno le polemiche. E in più, oltre ad averla diminuita del 25%, tanto per i commercianti quanto per le utenze domestiche, abbiamo avviato la raccolta differenziata porta a porta, che a Trapani non si è mai fatta, raggiungendo percentuali invidiabili del 67% come risultato. Ciò premesso adesso, in conseguenza dell'aumento dei costi del caro energia, delle benzine e della condizione di pioggia che c'è stata lo scorso anno, e dunque le discariche hanno prodotto molto più percolato, grazie anche al fatto che però abbiamo recuperato molta evasione, cosa che non si faceva negli anni scorsi, abbiamo mitigato tutti gli aumenti che ci stanno. In ogni famiglia oggi c'è l'aumento del costo della benzina, l'aumento del costo dell'energia elettrica e quant'altro. Allora, tutti questi costi, macro costi, noi li abbiamo mitigati nell'entità grazie al recupero dell'evasione. Non è stato sufficiente ciò, motivo per il quale, e vado a rispondere in maniera secca, abbiamo riequilibrato il piano economico finanziario per la raccolta dei rifiuti che la legge prevede sia a carico dei cittadini contribuenti, comprese le utenze commerciali, l'abbiamo aumentato del 3%. Significa che in una famiglia, secondo del nucleo familiare, ci sarà un aumento annuo di 9 euro fino a 15 euro e le utenze commerciali fino a 40-50 euro a seconda dell'estensione della superficie delle attività commerciali. Dunque parliamo di un aumento che in un certo qual modo possiamo definire risibile del 3% e del 6%, che però comporta al Comune di Trapani di poter sostanzialmente dare copertura ai costi del servizio e ai maggiori costi che sono venuti fuori in conseguenza delle cose che ho appena detto. Volendo fare un ragionamento polemico nei confronti di questi consiglieri dell'opposizione, che a suo tempo hanno aumentato del 100% la tassa spazzatura, l'abbiamo diminuita in questi anni del 25%, togliamo adesso il 3% di aumento, dunque siamo sempre a credito del 22% di diminuzione, dunque la smettano di strumentalizzare l'opinione pubblica. Questo è il dato. L'aumento medio per le famiglie sarà da 9 a 15 euro e per le utenze commerciali da 40 a 50 a 60 euro.